Salve a tutti, carissimi horror maniaci, io sono Sebastiano e questo è Horror Box. La recensione di oggi è un anno che me la state chiedendo, non stavate più nella pelle. Volevate sapere a tutti i costi com'era il film horror su Topolino, quello che si sarebbe dovuto intitolare The Mickey Mouse Trap, ma uscito con il titolo di The Mouse Trap. Dopo il Grinch, Winnie the Pooh e l'imminente Pooniverse, un'altra icona Disney si becca la sua parodia horror. Quindi cerchiamo subito di collocare questo film nella giusta sezione. Sono semplici reinterpretazioni, parodie. La parodia non è soltanto quando un qualcosa di serio assume un tono goliardico, può essere anche il contrario. The Mouse Trap è una commedia horror canadese del 2024 diretta da Jamie Bailey. È una rivisitazione della prima versione di Topolino, quella che appare nel cortometraggio animato del 1928 Steamboat Willie. Questa versione è diventata di pubblico dominio il 1 gennaio del 2024, lo stesso giorno in cui venne annunciato il film. Intervistato da Hollywood Reporter, Bailey ha dichiarato: «Volevamo solo divertirci a farlo. Voglio dire, è Topolino Steamboat Willie che uccide le persone. È ridicolo. Ci siamo buttati e divertiti nel realizzarlo. E penso si veda». E ha ragione, purtroppo non si riescono a prendere alla leggera opere del genere, ma il regista è stato onesto. Hanno voluto fare un film solo per divertirsi e esternare la loro passione per il genere slasher, né di più né di meno. Il risultato complessivo, per determinati motivi tra cui i limiti tecnici e una sceneggiatura un po' pigra, non è dei migliori. Ma sicuramente è qualcosa di piacevole che diverte e intrattiene. Vi avverto che ci saranno degli spoiler, ma analizzare questo film senza fare degli spoiler avrebbe portato ad una recensione troppo generica. E senza perdere altro tempo, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Chiunque voglia sostenere il mio lavoro qui su YouTube può farlo tramite i super grazie in basso a destra oppure lasciando un like. Mando un saluto a Gabriele e detto questo, iniziamo! La trama ruota attorno a due personaggi, Rebecca e Alex. La prima si trova in una prigione federale e viene interrogata da due detective dopo essere sopravvissuta ad un massacro in una sala giochi. È venerdì 13 marzo. Rebecca racconterà quanto avvenuto e il film è sostanzialmente un enorme flashback. Alex, invece, è il personaggio principale di questa storia e al compimento del suo 21esimo compleanno, durante un turno serale, i suoi amici le faranno una sorpresa e passeranno la notte nella sala giochi facendo baldoria. Nel frattempo però accade un fatto molto strano. Il capo di Alex, Tim Collins, proietta nella sua sala privata il cortometraggio di Steamboat Willie e durante la visione inizia ad essere influenzato dalla voce di Topolino che finisce per possederlo. Gli fa indossare una maschera a tema e lo spinge a uccidere. Per quanto sia un incipit stupido e all'apparenza privo di senso, un fondamento ce l'ha. Il personaggio di Steamboat Willie è abbastanza conosciuto nel mondo delle creepypasta. Infatti c'è questa leggenda metropolitana che racconta di un filmato maledetto chiamato suicidemouse.avi, che mostrerebbe Steamboat Willie camminare. Il video diventa sempre più disturbante finché Topolino non si toglie la vita. È molto probabile quindi che questa storia abbia fatto da punto di partenza al film. Dopo questo prologo abbastanza curioso e particolare, il film diventa il classico teen slasher di qualsiasi epoca. Un prodotto del genere si poteva trovare negli anni 80 e si può trovare oggi. Ci sono sia pro che contro, ma nel complesso è uno slasher indipendente parodico costato solo $800.000 dal quale non si poteva pretendere più di tanto. Per come la vedo io, l'importante è che si siano divertiti a farlo. Non si prende sul serio sin dal primo momento e capiamo subito che i dialoghi avranno un tono comico sempre con la battuta pronta. Ma ancora prima dei dialoghi e dei titoli di testa,
c'è una scritta in stile Guerre Stellari dove i creatori specificano che non hanno nulla a che fare con Walt Disney. È un qualcosa totalmente privo di senso che ho amato alla follia. Perché è quel tipo di sciocchezza che non ti aspetti. Il concetto di filmato maledetto è stato interessante e anche la maschera ha il giusto design. Esattamente come quella del primo film di Winnie the Pooh, è una perfetta fusione tra personaggio carino e inquietante. Nella sua ora e venti il film scorre anche molto bene. E non è scontato. I personaggi sin da subito ironizzano sui film horror con battute del tipo «Torno subito!» amico, ma in un film horror saresti già morto!» Oppure «Qui non siamo in uno slasher anni 90!» E l'ho apprezzato perché, come disse anche Wes Craven quando realizzò Scream, sembra che i protagonisti di un film slasher non sappiano dell'esistenza di questo genere. È come se fossero in un universo in cui questi film non esistono. Invece, facendo così, l'opera acquisisce subito il giusto tono parodico. Oltre a questo, alcuni dialoghi, in determinate situazioni, sono conditi da un particolare sarcasmo. Diciamo un andare contro determinate convenzioni. È anche uno slasher molto tradizionale, segue le regole storiche. Una fra tutte, non abbandonare il gruppo, oppure sesso uguale morte. Infatti le prime vittime saranno due giovani impegnati a fare all'amore. In aggiunta al particolare incipit della clip maledetta, scopriamo anche un'altra abilità del nostro topolino assassino. Quella di teletrasportarsi. Ed è anche infastidito dal contatto diretto con la luce. Purtroppo ci sono anche delle pecche, alcune evitabili, altre meno. La regia e le luci di scena sono messe un po' a cazzo di cane. Sfortunatamente questo a livello visivo fa perdere parecchio all'opera, ma compensano molto bene in altre situazioni, dove grazie ad alcuni giochi di luce o a un particolare colore, le scene riescono ad essere più coinvolgenti. Uno degli elementi fondamentali dello slasher sono le morti, che dovrebbero essere tutte iconiche, dato che questo genere dà molta importanza a ciò. Qui invece non è così, anzi, sono tutte abbastanza monotone. Tranne due, di cui una inaspettata e abbastanza non convenzionale. Anche il cattivo, che dovrebbe essere uno dei punti di forza, non è chissà quanto carismatico. Certo, non è che mi aspettavo la presenza scenica di un Jason, Michael, Freddy, Chucky, Leatherface o Ghostface. Ma anche nello slasher di seconda lega ci sono figure iconiche come il Creeper, Victor Crowley o Leslie Vernon. Il nostro Mickey Mouse, se non fosse per la maschera, sarebbe veramente troppo anonimo. Per di più, il finale è incredibilmente sbrigativo. Non so se è perché verrà approfondito tutto in un sequel o è semplicemente una sceneggiatura pigra. Questo, secondo me, è il problema principale. Un personaggio del genere meritava più narrativa. Nei due film di Winnie the Pooh, ad esempio, si ha parecchia storia e in mezzo c'è lo slasher. Qui invece la storia non c'è ed è un peccato. È bello lasciare le cose nel mistero, ma qui forse è stato un po' troppo. Non pretendevo un momento spiegone, ma limitarsi solo a una clip maledetta è stato veramente poco. Fino a due giorni fa vi avrei detto, dopo questo flop, non mi aspetto un sequel o altri progetti a tema. Ma ecco che, improvvisamente, sabato sera, ciccia fuori questa foto. E non ho la minima idea di che cosa hanno in mente. Questo film in generale è stato un flop, ma se chi l'ha fatto si è divertito, ripeto, sono felice per lui. Però è questo ciò che temevo quando è partito il trend delle rivisitazioni horror. Cioè, non basta solo decontestualizzare un personaggio iconico inserendolo in un film horror per fare bene un film horror. Con Winnie the Pooh per me è andata bene, ma The Mousetrap e The Mean One hanno fallito alla grande. Ora aspettiamo gli imminenti Bambi e Peter Pan, e speriamo bene. Consiglio questo film a chi è poco pretenzioso e gradisce questo genere di parodie. Gli altri invece possono lasciar perdere. Dove si può vedere The Mousetrap? Non è prevista un'uscita italiana, ma sarà disponibile dal 14 ottobre in Blu-ray e DVD su Amazon UK. Chiunque sia interessato, quindi, può subito preordinare il film. E quindi questa era la recensione di The Mousetrap, un film tranquillo, senza pretese, da serata in compagnia.
che funziona sotto alcuni punti di vista, ma per colpa di una sceneggiatura troppo pigra non è riuscito a imporsi. E voi siete interessati a vederlo? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, io nel frattempo vi saluto e noi ci diamo appuntamento ad un prossimo video.